Ciao, oggi siamo qui a fare un collaudo di una pompa di calore ad alta temperatura perché è stata installata su una abitazione degli anni 60, come la puoi vedere qui alle mie spalle. È una classica abitazione dove il piano terra non è riscaldato perché c'è il garage e un locale tecnico, mentre tutto il piano superiore viene riscaldato. Il cliente aveva dei radiatori tradizionali dentro la nicchia, quindi radiatori che lavorano ad alta temperatura. In questo caso c'è stata la possibilità di sostituire i radiatori con dei fan coil, in modo da dare l'opportunità al cliente, oltre che fare riscaldamento d'inverno, fare anche raffrescamento d'estate. Come puoi vedere, la casa non è isolata, non ha cappotto, però il cliente ha sostituito gli infissi. In questo caso solo una pompa di calore di tipo professionale riuscirà a riscaldare una casa del genere, perché altrimenti con le classiche pompe di calore commerciali non arrivi alle alte temperature. Adesso ti porto a vedere l'unità esterna, poi vediamo la centrale termica e poi anche la parte interna della casa. Qui siamo all'esterno dell'abitazione dove l'installatore ha trovato un posto per l'installazione della pompa di calore. È un posto piuttosto geniale perché non dà fastidio al cliente, non è una zona di passaggio, c'è qualche centimetro di lato, ma l'importante è lasciare tre lati liberi per la manutenzione della macchina, soprattutto frontale e laterale. Come vedi, l'aria viene spinta in un canale da una parte all'altra e quindi c'è parecchio circolo d'aria, fondamentale per pompe di calore aria-acqua, perché dall'aria si recupera l'energia per riscaldare casa. Ci sono stati messi poi dei pedini antivibranti di tipo svizzero che permettono di attutire le vibrazioni sia in un senso che in quell'altro. La macchina attualmente è accesa in modalità raffrescamento, abbiamo appena finito di fare l'acqua calda sanitaria e come senti è molto 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 silenziosa. Ti devo confessare però una cosa. Appena accesa la macchina abbiamo riscontrato un problema con l'alimentazione Enel. Cosa succede? Dalle 8 alle 12 di mattina la tensione Enel di questa via cala. Con una macchina accesa, che in questo caso assorbe 3 o 4 kW elettrici, avere una tensione così bassa non va per niente bene. Anche perché c'è il rischio poi magari di fare qualche danno in tutte le apparecchiature elettriche all'interno della casa. Abbiamo riscontrato però che da mezzogiorno all'una e mezza la tensione sale. Quindi sicuramente c'è qualche fabbrica qui attorno che fa calare la tensione. È stato quindi consigliato al cliente di aprire un guasto presso l'Enel per verificare la tensione di alimentazione in modo da avere la garanzia di avere 230-220 volte costanti. Perché se devi trasformare l'abitazione in elettrica, devi avere disponibilità di energia elettrica. Il cliente aveva già fatto richiesta di 6 kW di contatore, ma poi sulla carta non è quello che si rispecchia nella realtà. Abbiamo provato ad accendere anche il piano induzione e anche un phon per vedere cosa succede. La tensione cala un po', la macchina comunque funziona, ma abbiamo suggerito comunque al cliente di aprire un guasto all'Enel. Adesso ti porto nella sala termica, che non è altro il garage trasformato, e poi al primo piano. Eccoci allora in sala termica, che non è altro che il garage trasformato. Infatti, come vedi, gli ingombri non sono così esagerati in questo caso, perché con 13 kW termici è bastato un puffer di acqua tecnica da 150 litri. Qui sotto abbiamo invece un bollitore di acqua sanitaria da 300 litri. Qui abbiamo due anodi al magnesio per la protezione catodica del serbatoio. Come vedi, sono due serbatoi uno sopra l'altro, non è un tank in tank, ma sono due serbatoi completamente separati, semplicemente si appoggiano uno sopra l'altro. Poi le tubazioni sono tutte isolate, poi tra qualche giorno l'installatore passerà con la guaina protettiva bianca per rendere tutto esteticamente più piacevole. Il collegamento con l'unità esterna è molto breve perché l'unità esterna si trova appena dietro la parete e poi abbiamo i vasi di espansione che vanno a lavorare sull'acqua tecnica, quindi sul serbatoio, sul puffer da 150 litri e sul bollitore del sanitario da 300 litri. Come sempre vengono utilizzati bollitori a serpentino maggiorato per poter utilizzare una pompa di calore. Non possono essere utilizzati i classici bollitori con il serpentino per le caldaie, ecco. Quindi stiamo parlando di quasi 4 metri quadri di serpentino come superficie di scambio all'interno dell'acqua. L'acqua che viene alimentata all'interno del bollitore è stata addolcita. Infatti, come vedi, l'installatore ha previsto un addolcitore per l'acqua d'ingresso. Questo è molto importante per la qualità dell'acqua che viene utilizzata poi in cucina, in bagno, ma anche per preservare gli impianti.
Come vedi c'è ancora il quadro elettrico aperto perché, come ti dicevo, abbiamo fatto le verifiche col tester per capire cosa succede alla tensione Enel. Sono cose molto importanti in fase di collaudo, non basta solo accendere la macchina e scappare, ma verificare che tutto funzioni come deve. Altrimenti il cliente si trova magari delle sorprese dopo qualche giorno, quando tutto sembra funzionante. Adesso andiamo di sopra che ti mostro l'impianto di distribuzione. Eccoci quindi in abitazione. Come ti dicevo, qui c'erano dei radiatori tradizionali dentro la nicchia. Sono stati sostituiti con dei ventil idronici che permettono di fare sia riscaldamento che raffrescamento. È stato possibile in questa abitazione perché le tubazioni della mandata e ritorno, scarico condensa e alimentazione elettrica, sono state passate nel piano terra. C'era tutta la possibilità di girare intorno al muro. Se non c'è la possibilità di arrivare dalla centrale termica fino ai ventil con le tubazioni, diventa molto più problematico. Anche in questo caso l'installatore ha previsto dei ventil innovativi, comunque di ultima generazione, e utilizzano il doppio effetto per riscaldare. Oltre ad avere la batteria idronica dentro che fa aria calda o aria fredda a seconda della stagione, utilizzano anche un effetto radiante. Quindi permettono di avere del calore anche dalla piastra che gli viene messa davanti. Hanno due ventole con regolazione di velocità per modulare ovviamente la portata d'aria e quindi anche il caldo o il freddo che esce dalla parte superiore del ventil. Il lavoro ultimato esce così. Ecco, quindi un ventil molto molto stretto perché si parla di quasi 15 centimetri e anche esteticamente molto carino. Bene, con questo ti saluto, ci vediamo nel prossimo video. Se hai domande specifiche sempre per il tuo caso, scrivele nei commenti qui sotto e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale.